è la figlia di Ciarcialle ed è venuta dall'America, si la messa in lascia America e lo cappello all'ariola. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia lo parla. Come gli fa nelle puzzare mandine e gliele tinghe una cosa che si impiccia lo parla. Carissimi amici, un saluto affettuoso da Pino Iubatti. Sono in mezzo a molti volumi di poesia dialettale in cui campeggia un nome che conoscete già, quello di Modesto Della Porta. Vorrei riprendere in questi pochi minuti proprio l'opera di Modesto, o quantomeno un aggancio, uno svelto aggancio, dirò di più, si tratta di più di un aggancio, perché vorrei partire, per non gratificare gli amici di Guardia Grele, ma insomma per rendere loro noto che la bella rivista dell'Accademia Italiana della Cucina nel numero di ottobre ha pubblicato un mio intervento attorno a due prodotti da forno di quella bella cittadina, ovvero sia le sese delle monache, non potevano che essere al primo posto, assieme ad un prodotto da forno, mi ripeto, meno nobile, però non meno famoso delle sise, le Strozzacavall. Ora, chi vorrà andare a leggersi questo mio intervento lo farà con comodo, perché lo può andare a intravedere tra le pagine di internet, e qua non mi soffermo più di tanto. In riferimento però soprattutto al titolo che ho dato a questa puntata, quasi a ripetizione di un precedente video, e cioè mestieri, poeti, canzoni, vorrei che appunto gli agganci venissero elencati secondo importanza. Il primo contatto è quello delle sese delle monache, che mi serviranno anche per chiudere la puntata. Il secondo contatto, le carte, i libri, mi servono per richiamare amabilmente gli amici di Guardia Grele, che da troppo tempo stanno parlando di Modesto Della Porta, e io stesso mi sono adoperato per dare qualche contributo, però dolorosamente devo dire che proprio per la mia persona, assieme all'ex sindaco, l'amico Mario Palmerio, nel 2005 abbiamo fatto qualcosa di ufficiale in vista di che cosa, cari amici? Di una scadenza molto più importante, mi permetto di dire, e cioè quella dell'anno prossimo, che segnerebbe il 130° anniversario della nascita di Modesto. Ricorderò che nel 1985 ci fu un grande convegno sulla figura e sull'opera del poeta guardiese. Non so quali siano i disegni dell'amministrazione comunale, fatto sta che tempo addietro il sindaco cortesemente mi ha messo al corrente degli eventi che si sarebbero dovuti verificare, ma che si sono diluiti nel tempo durante la stagione estiva. Per esempio, un tema che ho già trattato ripetutamente, l'anniversario, il 60° anniversario della erezione del monumento a Modesto Della Porta. Ma non voglio entrare nel dettaglio di queste carte, vorrei semplicemente che fungesse l'intera trasmissione da promemoria per tutto ciò che si ha in animo di fare a favore di Modesto per questa importante scadenza.
Io vorrei semplicemente che la regia mi inquadrasse il carteggio e soprattutto che ricordasse gli eventi lontani attraverso questo pieghevole che risale, pensate un po' cari amici, al 1961. Non vi sto ad elencare i rappresentanti ufficiali del Comitato d'Onore, perché si tratterebbe di ritornare al nostro grande compaesano Giuseppe Spataro, passando per Gaspari, arrivando a Vincenzo Belisario, all'onorevole Cotellessa, a Giulio Scaramucci, addirittura a Pompeo Suriani, nostro quasi concittadino, nativo della vicina collina, ma molto legato attraverso le famiglie più in vista di Vasto alla nostra località, per finire con il cavaliere Revo della Porta, e cioè il fratello, l'amato fratello di Modesto. La regia ha già fatto la sua opera, mi va semplicemente di rimarcare che il disegno della copertina, di questa specie di copertina, era a firma dell'amato amico di sempre, e cioè di Luciano Primavera, che saluto, trovo l'occasione buona per salutare, cosa che ho fatto anche durante la messa in onda di altri video, in particolare quelli riguardanti l'inaugurazione presso la Cassa di Risparmio di Chiatiscalo della collezione, l'intera collezione delle acqueforti di Filippo Palizzi, altro argomento sul quale vi ho tenuti informati. Bene, a parte le carte, dicevo, vorrei semplicemente esporre una specie di lamentela, perché il nostro poeta di Guardia Grele, il nostro grande Modesto Della Porta, a tutt'oggi ha grandi riferimenti antologici, però che non esiste assolutamente una pubblicazione, e in questo chiamo in causa facilmente l'amico Mario Palmerio, che si sta adoperando da tanto tempo per colmare questa lacuna, e cioè per dare alla luce non solo una rivisitazione critica dell'opera, una rivalutazione dell'intera opera di Modesto Della Porta, non soltanto poetica, ma anche della sua figura inserita nella società del tempo, cosa che è stata fatta parzialmente già in altre occasioni, soprattutto per ottenere, dicevo, una edizione delle sue poesie con testo a fronte. Nessuno ha mai fatto un lavoro di questo genere e sembra incredibile che siamo arrivati al 130° anniversario della nascita senza che sia onorato in questa dimensione. Non sto adesso ad entrare nei dettagli perché sfiorerei la polemica. Vorrei semplicemente ricordare, proprio in riferimento al titolo che vi ho accennato, un componimento che a suo tempo, proprio in occasione dell'inaugurazione del monumento 60 anni fa, di cui vi ho parlato in altri video di Modesto, lo stesso Gigino Don Marco compose una bella poesia parlando a Modesto come se fosse ancora in vita e vicino a lui, da quel grande amico e sodale che è stato in vita. Allora, come sapete, a me piace fare letture dialettali, ho sempre citato Luigi Anelli, Cesare De Titta, lo stesso Modesto Della Porta, Gigi Don Marco ed altri poeti dialettali, con la comparazione linguistico formale, passatemi il termine, di poter seguire la mia lettura mentre visivamente al montaggio la regia vi fa seguire verso per verso il testo interessato. Modesto Della Porta, semplicemente, era il titolo di quel componimento. Un sonetto, ovvero sia 14 versi, due quartine e due terzine, che è il seguente. O Modeste, l'un nome a te ha resona,
grandiose per modestie e per valore, non solamente dentro la regione, ma dunque c'è vita, mente, cuore. Risuona del riso te de buona, dell'arte te sublime che ne mora, che rallegreva più di una canzone, che riluceva più argente e cuore. Poeta, artista, amici e conoscente, sei venuto oggi addosti tu. No, glupiante, che non dice niente, ma per rivederti vivo in mezzo a noi, come del resto sempre, ogni momento, che quando ci stai tu, ci sta da po'. Non c'è bisogno di un convento, se non per riagganciarmi, come ho promesso in introduzione, all'aspetto gastronomico. Se ho citato la civiltà della tavola e l'articolo sull'esistenza delle monache, devo per forza di cose passare ad un nostro concittadino del quale altrettanto recentemente ho illustrato un suo prodotto storico, le Bückenut. Cari amici che non siete vastesi, non sono assolutamente imparentati con lo Bückenut di Castelfrentano, lo diciamo subito, anche perché poi le immagini parlano chiaro di tutto questo. Dunque Gaetano Mortone, dunque la sua immagine caricaturale che avete già visto e con la quale avete familiarizzato. Dopodiché vorrei arrivare alla conclusione, perché la voce canzoni abbia un suo spazio, per farvi riascoltare tutto ciò che proprio a Vasto, sempre considerandoci in maniera fraterna e soprattutto sotto il profilo delle tradizioni popolari alla guardia, chi vi sta parlando conduceva quotidianamente una trasmissione intitolata Opla Majel in perfetto dialetto abruzzese, la cui sigla chissà quante volte anche voi da quelle parti avete ascoltato e che ho il piacere di riproporvi. Dagli studi di Teleradio Vasto vi trasmettiamo Opla Majel, periodico sotto forma di giornalone pieno delle solite cianfrusaglie, a cura di Zio Libertine. Sicché, dopo la voce di Laura che annunciava il sottoscritto pettegolo in casa propria, ma amico di tutti, soprattutto di tutti quelli che conosciamo nella bella cittadina di Modesto, vorrei chiudere quasi provocatoriamente. L'esistenza delle monache, dolorosamente, ma a titolo personale stavolta, badate bene, non mi sono mai spiegato perché, ma questo lo chiedo proprio ai cittadini della guardia, Modesto Dalla Porta non ne abbia mai parlato. Un saluto affettuoso da Pino Iubatti. E le femmine con amore fanno le penne senza sapone, sciuro a niente, sciuro a rete, sbattono il culo sopra le prete. E come?
maglia fa, ne ne puzzar mandine, e gliele tenga una cosa che s'impiccia, ma s'impiccia lo parla. Ecco maglia fa, ne ne puzzar mandine, e gliele tenga una cosa che s'impiccia lo parla.